un'intervista inconsueta, un binomio, cari amici di Opinione Equestre, con Giacomo Mas. Giacomo, un po' nervoso? Più che altro, sì, non ha tanta voglia di aspettare. È giusto così per muoverla un po' oggi, per cui ha un po' di energie in eccesso, via. Senti, come sta andando, Giacomo? Bene, un bel concorso, molto ben organizzato, bellissime categorie. Ormai è giunto alla fine, però ottimo, ottimo, veramente da consigliare. Sì, voleva parlare lei, giustamente, che ha fatto la fatica. Senti, i tuoi prossimi appuntamenti? I miei prossimi appuntamenti sono tra 15 giorni, tra una settimana il concorso qui, sì, e poi tra 3 settimane il Gran Premio Italia Trucazzano e poi i campionati italiani. Senti, cosa manca allo sport equestre? Qual è il supporto che voi richiedete a dei dirigenti che si stanno per insediare il prossimo 30 di marzo? Beh, da definire in 2 minuti è difficile. Io posso dire, per quanto riguarda i cavalieri, sinceramente mancano conoscenza e concorsi organizzati così, cioè concorsi di qualità, concorsi non per far numero, ma per far fare esperienze ai cavalli e esperienze ai binomi. E a proposito di qualità, quali sono le qualità caratteriali che deve avere un cavaliere? Penso determinazione, umiltà e tanta voglia di mettersi in gioco ogni giorno. Giacomo, grazie. E per Opinione Equestre, da Gorla, Sara Ventura è tutto. Ciao.